Isabella, io vorrei convincerti che non ragioni più. Farti capire chi è Eaglif. Lo conosco meglio di te. È un uomo meraviglioso. Unico. No, Isabella. No. Eaglif è come queste lande desolate. Pieno di pietre, di sterpi. Non è come tu credi un diamante grezzo. Non è l'ostrica chiusa che però nasconde una perla. No, è un uomo cupo, implacabile. Io gli voglio bene perché... perché forse sono un po' come lui. Come fossimo della stessa razza. Ma voi, Linton, no. Voi non avete niente in comune con lui. Vedi, Isabella, Eaglif non potrà mai amare una Linton. Non riuscirebbe neppure a capire il tuo amore. Anzi, il giorno in cui lo venisti a scoprire sarebbe pericoloso per te. Ti farebbe certamente del male. Ti stritolerebbe. Come da bambino si divertiva a stritolare le uova di passero. Fingi anche di volermi proteggere. Tu credi che io parli così per egoismo? Sì, Caterina, ne sono certa. Ti odio. Caterina. Vieni, vieni avanti, Eaglif. Edgar, come al solito, non c'è. Qui però troverai una bella sorpresa. Ci sono qui due persone che avevano bisogno di una terza per chiarire le loro idee. E tu sei la persona più adatta. Ecco, Eaglif. Ti presento una creatura che ti vuole più bene di me. Non scherzo, sai. La mia cognatina si consuma d'amore per te e ti ammira. Oh, che dico, ti adora. Basta una parola e tu diventi cognata di Edgar. Anzi, mio cognato. No, Isabella. No, perché vuoi scappare? Devi sapere, Eaglif, che io parlavo male di te. Lei ne parlava bene, ma non ti dico in che modo. Ammetto di essere stata sconfitta. In più, la mia piccola rivale, almeno così si qualifica, mi ha garantito che se io non la osteggiassi, ti farebbe cadere ai suoi piedi, tramortito, come uno schiavo. Caterina, non ti permetto! Signor Eaglif, dica alla sua amica di lasciarmi andare. Essa dimentica che tra noi non c'è confidenza. Questa situazione che la diverte, per me, è molto penosa. Lasciala andare, Caterina. Non ci penso neppure. Non vorrei poi domani essere di nuovo accusata di spaventoso egoismo. No, Isabella, devi restare qui. Eaglif, come fai a restare così indifferente davanti a questa ondata d'amore? Isabella è pronta a giurare che l'amore di Edgar per me non esiste in confronto del suo per te. Più o meno era questo il concetto, vero Isabella? Qualunque cosa ti abbia detto prima, è evidente che adesso se ne vuole andare. Allora accontentiamoci. Perché l'hai tormentata così? Naturalmente ti sei inventato tutto. No, no. Si consuma davvero d'amore per te. Ma io, mio caro, anche se non sembra, sono troppo affezionata a quella ragazzina per farla diventare tua preda. E a me quella ragazzina interessa troppo poco per farla diventare mia preda. I suoi occhi somigliano troppo a quelli di suo fratello. Dimentichi che gli occhi di Edgar sono bellissimi. Del resto è la cosa che più mi è piaciuta in lui. Hai ragione. Adesso che mi ci fai pensare, anche gli occhi di Isabella sono stupendi. Sono occhi di colomba, di angelo. Ti ripeto che ti impedirò di fare del male ad Isabella. A meno che tu non ti sia stancato di essere ricevuto in questa casa. Se non vuoi che sia io questa volta a farti buttare fuori dai servi. Ma tu cosa c'entri? Io ho il diritto di farle la corte se questo fa piacere a lei e a me. Io non sono tuo marito, tu non hai il diritto di essere gelosa di me. Io non sono gelosa di te. Sono gelosa per te. E che vuol dire? Studiaci sopra. E del resto, se ti piace tanto, sposatela. Ti piace veramente, poi? Ecco, non mi rispondi. Dimmi la verità, Eaglif. Ti piace? No. No, sono sicura che non ti piace. E se invece mi piacesse?
Vabbè, allora... allora tutto cambierebbe. Sarei io la prima a dirti sposala. Ah, sì? Sul serio tu non ti opporresti? E perché dovrei farlo? Isabella potrebbe essere un'ottima moglie. Ma tu scherzi? Caterina, ti prego, dopo che hai distrutto il mio castello di sogni, non costruire una capanna e non pretendere di darmela per casa, compiacendoti per di più della tua stessa generosità. Non si può passare tutta la vita in un castello diroccato. Caterina, se io pensassi per un solo istante che tu desideri che io sposi Isabella o chiunque altra, mi taglierei la gola. Povero caro. Scusate, cerco il signor Iris, potreste dirmi... Io non posso dirvi niente. Non siete della casa? Ma voi siete il signor Hindley. Sul primo momento non vi avevo riconosciuto. Ma che avete? Non mi sentite bene? Benissimo, non vi preoccupate. Scusate. Allora non sapete dirmi se il signor Iris è in casa? Il padrone è fuori. Hindley, io capisco che cosa vi sia costato cedere la tempestosa, ma il signor Iglip non è il vostro padrone. Pensate se Caterina vi vedesse in questo stato. Come sta mia sorella? Bene, mi pare. Perché non siete più venuta a trovarla? Non le dite di avermi visto. Non le parlate di me. Venite a trovarla. Vi può far bene parlare con lei. Forse. Un giorno o l'altro. Isabella. Che sorpresa, cercavate di me? Sì, stavo appunto chiedendo al signor Hindley, ma lui... A quest'ora non bisogna fare domande al signor Hindley. Sarebbe fiato sprecato. Venite, signorina Isabella, accomodatevi in casa. A proposito, Hindley, avvertimi quando sarà esaurita la scorta di brandy. Non mi perdonerei mai di privarti dei tuoi piaceri. Prego, sedetevi, mettetevi a vostro agio. Perché trattate così il signor Hindley? Anzi, vuol bere, lo faccio bere. Gli ho dato persino le chiavi della cantina, cosa posso fare di più? Forse ha ragione Caterina quando dice che siete un uomo cattivo. E siete venuta fin qui per dirmi questo? No, non sono venuta per dirvi questo. Volevo dirvi un'altra cosa, importante, almeno per me. E perché non la dite adesso che siamo soli? Appunto per questo che mi riesce difficile. Possiamo sempre chiamare Hindley. Perché volete sempre dimostrarvi cattivo? Ma io sono un uomo cattivo, signorina. Ha ragione Caterina. Iglis, non potreste per un istante dimenticare Caterina? Era questo che mi volevate chiedere, vero? Sì. Siete innamorato di me? E cosa vi aspettate da me?
Niente. Appunto per questo adesso me ne vado. Isabella. Può darsi che un giorno anch'io abbia la tentazione di dirvi qualcosa. Quel giorno, anche se lo crederò, non sarò sincero. Abbiate la forza di non ascoltarmi. Ancora, vi ho già detto che non sto bene stasera, che voglio essere lasciata in pace. È una cosa grave, la signora non è più nella sua stanza. A quest'ora, me ne sei sicura? È sicurissima, ma anche il mantello nero, deve essere uscita. Ah, santo cielo, quella non ragiona più. Il signore è in camera sua, vero? Sì, per fortuna. E la signorina Helen è stata avvertita? Sì, è andata da Nelly. Ah, povera signora, speriamo che non le succeda niente di male. La signora non è più la stessa da qualche tempo. Il signore sta niente. No, sta dormendo. Oh, speriamo che non si svegli, se ne accorge. Cosa possiamo fare, Niente, aspettare. Che c'è? Signorina, è la marcia a cavallo della signora. Io non capisco, devo aver sonnecchiato un attimo e... E chi gliel'ha sellato? Ah no, i finimenti sono tutti là, nella stalla. Devo averlo preso così. Che pazzia. Ma per carità, che il signore non lo sappia. Oh. Se lo prenderebbe con noi, dopo tutte le raccomandazioni che ci ha fatto. Ma dove sarà andata a quest'ora? Temo proprio di saperlo. Ogni istante che passa è un istante di meno che potremo stare insieme. Ogni minuto è un minuto rubato. E avremmo potuto restare così tutta la vita. L'uno accanto all'altro, nella stessa stanza, vicino alla stessa fiamma, sempre. Sempre. Anima mia, poi tu te ne andrai. Come potrò sopportare? Io vorrei poter rimanere così fino a che fossi morta. E io dopo, cosa farei senza di te? Che mi importa del tuo dolore dopo? Perché non dovresti soffrire tu? Io soffro. Soffro tanto, Igli. Katie. Oh, povero amore mio. Oh, mi dimenticherai tu. Potrai essere felice quando io sarò morta. Fra 20 anni dirai. Qui è sepolta Caterina Linton. L'ho amata disperatamente tanto tempo fa, questa donna. Ma ormai ci sono state altre donne dopo. E adesso i miei figli mi sono più cari di quanto lei non mi fosse. E quando morirò sarò contento di ritrovare lui. Ma addolorato di dover lasciare loro. Oh, Higgliff. Higgliff, dirai così. Non torturarmi, Caterina. Perché mi vuoi parlare di morti in un momento in cui io ti amo come mai, forse? E anche tu lo sento, mi ami come non ho mai osato sperare. Perché? Perché questa sera sei arrivata?